battery of this phone is dying. And although it is still perfectly working otherwise, I will have to buy a new one, with all the negative implications involved. Entro il 2050 consumeremo come se disponessimo di tre pianeti. Poiché le nostre risorse naturali sono limitate e il clima sta cambiando, occorre abbandonare l'attuale modello del prendi, produce, getta e puntare a un'economia circolare. Lo scrive il Parlamento europeo nella relazione approvata martedì dagli eurodeputati, con la quale si dà il via libera al piano d'azione per l'economia circolare presentato dalla Commissione UE a marzo 2020 nell'ambito del Green Deal europeo. The report is very clear. There is an urgent need to move away from a linear model towards a circular economy. There is no more time for hesitation. The circular economy is a cornerstone of our transition to a sustainable economy and society. Oggi l'Europa si trova in fase di ripresa da una crisi sanitaria ed economica senza precedenti che ha messo in luce la fragilità delle nostre risorse e catene del valore, scrive il Parlamento, sottolineando come l'economia circolare sia la sola strada che l'UE e le imprese europee possono seguire per restare innovative e competitive sul mercato globale, riducendo nel contempo la loro impronta ambientale. Una strada ancora lunga, visto che ancora oggi fino all'80% dell'impatto ambientale dei prodotti è determinato nella fase della progettazione e solo il 12% dei materiali utilizzati dall'industria dell'UE proviene dal riciclo. Il Parlamento accoglie con favore il piano della Commissione, chiedendo però di porre l'accento su temi strategici come il design sostenibile dei prodotti, la consapevolezza dei cittadini e degli acquirenti pubblici, le dinamiche di mercato dei materiali da riciclo. Linear economy needs to change urgently. And it will change. If we put in place sustainability requirements that make products circular by design. Nella proposta della Commissione è prevista l'estensione della direttiva per la progettazione ecocompatibile anche ai prodotti non connessi all'energia, ma gli europarlamentari chiedono che le nuove regole entrino in vigore entro il 2021 e che siano accompagnate da nuovi obiettivi vincolanti al 2030 in materia di impronta dei materiali e in materia ambientale per l'intero ciclo di vita dei prodotti per ogni categoria di prodotto immessa sul mercato dell'UE, nonché obiettivi vincolanti sul contenuto di materia riciclata per particolari categorie di prodotto o settori merceologici. La relazione del Parlamento appoggia la proposta della Commissione di selezionare 7 settori come principali catene del valore nella transizione circolare sulle quali intervenire. Prodotti di elettronica, batterie e veicoli, imballaggi, invitando l'industria a garantire che entro il 2030 tutti, a partire da quelli in plastica, siano realizzati con materiali più sostenibili, rinnovabili o riciclabili. E ancora prodotti tessili, rifiuti da costruzione ed edilizia, acque reflue urbane e prodotti alimentari, rispetto ai quali l'Europarlamento impegna la Commissione a presentare una proposta legislativa per dimezzarne lo spreco entro il 2030. Quanto ai rifiuti, anche alla luce degli ambiziosi obiettivi introdotti dal pacchetto di direttive sull'economia circolare, come il 65% di riciclo dei rifiuti urbani e un massimo del 10% per lo smaltimento in discarica entro il 2035, il Parlamento invita la Commissione ad immaginare incentivi finanziari per creare un vero mercato unico e condizioni di parità per le materie prime secondarie di alta qualità, agevolando le procedure per promuovere le capacità di riciclo e le infrastrutture per il trattamento dei rifiuti all'interno dell'UE. These are very clear demands by the Parliament to make the circular economy a reality and to implement the Green Deal. I expect the Commission to deliver this year with ambitious legislative proposals.